Buonasera. Per il ciclo Nella città vampira potrete assistere tra poco all'originale televisivo Ma è un vampiro? Alle 21.45 per speciale TG1 trasmetteremo a colori Albania Oggi, un documento inedito sulla vicina Repubblica Popolare. Seguirà un dibattito. Trasmetteremo poi il telegiornale e al termine Spazio Libero i programmi dell'accesso. Sulla rete 2 per Video Sera stiamo trasmettendo a colori un programma dal titolo Tu sei bello, cantautore. Alle 21.35, in occasione del 21° Festival dei Due Mondi, trasmetteremo a colori il melodramma di Gioachino Rossini, La Cenerentola. TG2 stanotte andrà in onda nell'intervallo. Ed ora, per il ciclo Nella città vampira, trasmettiamo l'originale televisivo Ma è un vampiro?
lei pare una bella cosa, questa Italia? Io per me credo non sia bella. Non ride, non ride. E come vuoi che non rida? Io non credo agli spiriti. Il problema è sempre lo stesso. Essere o non essere, io ho scelto. La rivoluzione. È una strada assai dura in questo paese caotico ed emozionale. Tirato per i capelli come fosse il tessuto elastico di una giarrettiera. Da un lato, fino a un nord remotissimo. Dall'altro, fino a un sud altrettanto remoto. Nonostante ciò, io ho privilegiato la posizione che in esso paese devono assumere le scienze naturali, quale unica fonte legittima di conoscenza per la costruzione di un nuovo tipo di società organica e positiva. E quindi ribadisco che io non credo agli spiriti. E ti invito, affettuosamente, caro Lelio, a riflettere su questa massima. Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. Agli spiriti non ci credevo. E non vorrei crederci neppure ora. Vengo da te, appunto, per avere la spiegazione logica di fatti orribili che possono distruggere la mia felicità e che già turbano straordinariamente la mia ragione. Fatti? Allucinazioni, vuoi dire? Allucinazioni? Sì. Significa che sei malato e che hai bisogno di curarti. No, no. L'allucinazione sì, è un fatto anch'essa, ma quel che rappresenta non ha riscontro al di fuori di noi, nella realtà. L'occhio vede quel che realmente non vede. L'udito